Grazie, senatore Ferrazzi. E ora è iscritto a parlare il senatore Bagnai per 10 minuti. No, da lì, ma senza purtroppo, direi. Prego. Grazie, signor Presidente. Come le pecorelle escono dal chiuso a una, a due, a tre, e l'altre stanno timidette atterrando l'occhio e il muso, così, dopo l'ultima volta in cui ho avuto il privilegio di rivolgermi alla Presidenza in quest'Aula per recarle l'allarme democratico di milioni di italiani, i costituzionalisti sono usciti dal chiuso dei loro santuari e hanno scoperto la Costituzione. Meglio tardi che mai, viene da dire, ma non bisogna essere ingiusti. Il mio intervento, a dire il vero, si nutriva dei contributi di tanti che sulle riviste specializzate si erano già espressi, fra i primi a denunciare l'emergenza costituzionale, che alcuni colleghi non vedono, era stato probabilmente Massimo Cavino su federalismi.it, basta leggerlo, seguito da Gaetano Silvestri sul blog di Unità per la Costituzione e da altri. Quelli che sono usciti ora, come Lumache dopo il temporale di qualche giorno fa, sono i padri nobili della disciplina, quelli descritti tanto bene dal Vangelo di Matteo 23. Meglio così, visto che parlare da qui serve a farsi ascoltare da chi ha il privilegio di pontificare sui giornaloni, approfitto della discussione del DEF, di questa liturgia sterile, fiacca, stantia, per evidenziare come la deriva autoritaria che abbiamo denunciato la volta scorsa e l'inefficacia delle misure prese con questa manovra, da tanti ricordata, siano due mali che hanno una comune radice. Questa radice risiede nel fatto che un sistema economico in cui l'unica valvola di sfogo è la compressione dei salari, l'austerità, necessariamente porterà con sé la compressione dei diritti politici. È una deriva autoritaria oggettiva. Dato che i salari sono la fonte di reddito della maggioranza, l'unico modo che il sistema ha di perpetuarsi è comprimere insieme ai salari la democrazia, impedire alla maggioranza di esprimersi, e naturalmente ogni riferimento alla necessità di elezioni politiche che riallineino il Parlamento agli elettori è puramente intenzionale. E che c'entrano i costituzionalisti con queste valutazioni? Che c'entra il DEF? C'entrano. Perché le dinamiche che ho descritto si riflettono in una scelta giuridica di gerarchia delle fonti, quella di sottomettere la Costituzione di una Repubblica fondata sul lavoro, articolo 1, ai trattati di una Unione basata sulla stabilità dei prezzi, articolo 3,3 del TUE. Ora, le due cose insieme non si possono avere per il semplice motivo che i prezzi e la loro inflazione sono legati alla disoccupazione da una relazione inversa. Per controllare i prezzi devi alzare la disoccupazione, e l'austerità serve a questo. I keynesiani la chiamano curva di Phillips, i marxisti la chiamano esercito industriale di riserva e la sinistra lompo la chiama risorse. La domanda che avremmo tutti dovuto porci da tempo è: che senso ha organizzare la nostra società attorno alla guerra santa contro un nemico, l'inflazione, che non c'è più? E quindi anche quanta giurisprudenza costituzionale in materia di diritto del lavoro potrebbe essere, con il dovuto rispetto, si intende, rivista alla luce di questo dato di fatto? Tutte le istituzioni di cui ci siamo dotati, dalle regole di bilancio austeritarie di cui oggi si festeggia l'apoteosi alle banche centrali indipendenti, a una sola cosa puntano: a uccidere un nemico morto. Io sono convinto, in piena umiltà e consapevolezza del tanto che non so e che da voi quotidianamente imparo, che se mi trasformassi in iena e andassi in giro col microfonino a chiedere da quanti anni non abbiamo più in Italia la temibile inflazione a due cifre, voi mi rispondereste quello che leggete nei giornaloni dalla fine degli anni 90, da quando siamo entrati nell'euro. Invece no, l'inflazione in Italia è a una cifra dal 1985, dall'anno di We Are the World, d'accordo? Michael Jackson ci ha lasciati, l'inflazione pure. L'ossessione dei trattati e di chi gli va dietro contro il deficit e la sua monetizzazione purtroppo è molto più longeva, ma è ora di disfarsene. Ormai dovremmo saperlo che la dinamica dei prezzi non è legata all'offerta di moneta. Lo ha mostrato il fallimento di Draghi nel raggiungere l'obiettivo di inflazione al 2%, nonostante i 2.666 miliardi emessi col QE. Il problema non è
l'eccesso di liquidità in questo momento, il problema è la mancanza di liquidità. Anche prima che il prezzo del petrolio crollasse, quello che ci aspettava, lo sapevamo bene, era un mondo di deflazione e di tassi di interesse negativi, altrimenti non ci si spiegherebbe l'appetito dei mercati per titoli a lunghissimo termine, se i cinquantennali o i centennali con tassi fra l'1 e il 2% vanno a ruba, significa che i mercati si aspettano tassi più bassi. E allora perché? Perché abbiamo perso tanto tempo a Bruxelles impegnandoci in trattative fallimentari e pericolose invece di unirci a quanti chiedono quella che in ogni caso sarà l'inevitabile soluzione, la soluzione che sarà adottata perché è l'unica che permetterà al progetto unionista di tirare a campare ancora per un po' l'intervento deciso e illimitato della Banca Centrale Europea. Il governo sottostima l'entità della crisi e ci propone rimedi basati su strumenti inadeguati e dei quali peraltro sembra vergognarsi. È stato notato in altra sede che il ricorso al MES, cioè le forche caudine alla cui umiliazione questo governo ha voluto esporci, nel dileggio unanime della stampa internazionale, questo ricorso al MES non è nemmeno citato nel DEF. Forse una cosa non è chiara: tutti gli strumenti di finanziamento europei proposti prevedono che una qualche istituzione, che sia il fondo MES, che sia la BEI, che sia il costituendo fondo ERF, una qualche istituzione collochi dei titoli sul mercato. Ora, il collocamento di una quantità di titoli proporzionata alle dimensioni delle esigenze di recupero dell'Eurozona richiede innanzitutto tempo e poi non è detto che vada a buon fine, a meno che non intervenga la BCE a sostenere il mercato. Perché i ritardi, in particolare quelli del nostro paese, nel gestire l'emergenza sanitaria e l'emergenza dell'economia reale, porteranno con sé una crisi finanziaria e a quel punto solo la BCE potrà fare mercato per quei titoli. La domanda quindi è: ma perché non ci disfiamo subito di questo tabù? Perché non saltiamo un passaggio, quello in cui ci viene chiesto di indebitarci col MES, con tutti i rischi connessi? Perché non chiediamo liquidità a chi può crearla senza costi? Mistero, ci viene detto che il MES non imporrà condizioni al paese, ma poi ci viene confessato che quel MES non c'è. Ci viene detto: ma voi avete ostacolato il percorso verso la solidarietà europea votando contro gli Eurobond. Certo, carissimi amici, la solidarietà degli Eurobond, pagata con l'oro di Banca Italia, come voleva l'onorevole Prodi, o con le ecotasse europee, come vogliono i Verdi, sinceramente ci interessa poco. Solo voi potete considerare un successo un fondo di solidarietà in cui gli interessi sui titoli emessi per finanziare gli interventi a fondo perduto verranno pagati con nuove eurotasse europee, nuove ecotasse. Questo è scritto al punto 9 della proposta italiana. Noi apprezziamo la raffinatezza. Dopo aver impedito a noi di togliere la plastic tax per emendamento, vi accingete a toglierla voi per decreto, ma solo perché avete promesso all'Europa di far rientrare dal portone europeo quello che adesso fate finta di buttare dalla finestra. Vabbè, ci viene detto, questa è la più bella di tutte, ma se siete contro l'Europa perché chiedete all'Europa di salvarvi? Questo è un grande capolavoro di di dialettico. Ma noi non siamo contro l'Europa. Come non siamo contro l'Antartide o contro l'Oceania, noi siamo contro le istituzioni che non funzionano secondo le regole. Se non interviene la BCE rischia di innescare una crisi, semplicemente rischia di venire meno al suo compito di contribuire alla stabilità del sistema finanziario, ex articolo 127,5 del TFUE. Un compito che lei, nella sua insondabile saggezza, ha interpretato nel senso di far cadere i governi che le stavano antipatici, ma questo è un altro discorso. Sta a chi difende, sta a chi venera l'Unione Europea dimostrare che le sue istituzioni funzionano. Sarò estremamente chiaro: l'Europa di cui voi parlate, quella della solidarietà, che presuppone una piena unione politica, questa Europa irenica, non c'è ancora e non ci sarà mai. In questo però siamo abbastanza simili, perché anche l'Europa che vorremmo noi, quella che funzionava, quella precedente al trattato di Maastricht, non c'è. Ma tutti vedono la differenza. Voi sognate, auspicate, sperate. Noi prendiamo atto della realtà e ci rivolgiamo all'Europa che esiste, alle istituzioni esistenti, ai governi nazionali e alla BCE. Voi auspicate e noi scongiuriamo, vi scongiuriamo. Uscite da dogmi e da cliché che non vi appartengono culturalmente. Uscite dal pattume liberista degli anni Ottanta e guardatevi intorno. Il mondo in cui viviamo è diverso.
ma per l'inerzia del mastodonte unionista dobbiamo gestirlo con istituzioni inadeguate, arretrate. Aprite gli occhi! L'Italia è un paese meraviglioso, non affossatelo con la vostra cecità. Grazie.